vieni dal Messico. Dal Messico, sì. Come mai hai scelto il Conservatorio di Udine per studiare? Tanti anni fa, insegnanti dell'Accademia Tarrega, che appunto è qui di Pordenone, sono andati a fare dei corsi in Messico. Poi in tanti abbiamo frequentato questi corsi e abbiamo avuto l'invito per venire a studiare qui. Poi ci siamo piazzati al Conservatorio di Udine appunto per avere la laurea, diciamo, anche in musica. Quali sono secondo te i punti di forza del Conservatorio di Udine? Il Conservatorio di Udine innanzitutto ha dei buoni insegnanti in tanti campi, in chitarra, in pianoforte, poi anche la struttura, diciamo, l'edificio ha tante opportunità, bisogna adesso trovare altre cose da sfruttare, come per esempio le attività concertistiche, robe varie che appunto darebbero più nome anche al Conservatorio, che ha dei grandi allievi che possono suonare. Proprio.